Buongiorno, benvenuta in un nuovo video di Amazing Matte Makeup. Mi sono messi i bigodini, non si vede, sembra un alieno con questa retina spora flesciosa, ma mi sono, com'è che si dice, ingegnata. Mi devo togliere per forza gli occhiali. Va bene, mi sono ingegnata a mettermi i bigodini da sola. No, li lascio perché sì. Se sto così, forse non avete riflesso. Buonasera e benvenuti nei prodotti cosmetici del periodo. Allora, questo video lo faccio praticamente perché se ogni volta che devo fare un video mi devo prendere, preparare, guindare, fare, ambaciare, lettere a testamento, non è cosa fa. Quindi, bando alle ciance, vi dico subito i prodotti che ho finito nel periodo. E facciamo così, io ne prendo massimo 4-5. Quando ne finisco 4-5 vi dico quelli che ho finito e ve ne parlo un attimo. Allora, partiamo da quello che mi piace meno, andiamo a salire ovviamente. Ho finito finalmente il balsamo della Splendor, fiori di mandorlo e karité, dolcemente nutrienti capelli secchi e danneggiati. Non è un brutto balsamo, la profumazione ovviamente è dolciosa, mi piace un sacco, però è un balsamo che va tenuto un pochino e io ho sempre un po' fretta quando mi lavo i capelli, parto in quarta, lavo i capelli, faccio brigo e dopo mi spompo. E non è un brutto balsamo, se non avete grossi problemi di nodi ve lo consiglio, però ho altri due balsami da finire. E quindi no, non lo ricomprerò per il momento, però è un buon balsamo. Poi, prodotto che finalmente ho finito è questo olio di germe di grano dei Provenzali e questo lo metto come quarto posto praticamente perché allora, intanto cioè, c'ho una vita a finirlo e non vi nascondo che questo io l'ho usato anche come siero. Alla notte, prima di mettere la crema da notte, mettevo due o tre gocce di questo, soprattutto in inverno, e mi aiutava tanto. E questo mi ha aiutato anche a salvare delle creme che avevo preso, tra virgolette, quest'inverno e non mi piacevano perché idratavano poco o la mia pelle, esigeva più cure, più nutrizione, non lo so. Comunque, alla fine, no, è meglio che non sposti l'inquadratura. È un buon prodotto, ovviamente Provenzali è una marca italiana, sono prodotto erboristico naturale, 100% vegetale, senza coloranti, insomma non è questo qua, leggervi la scatola, andate in qualsiasi supermercato e lo trovate. Io lo uso soprattutto sì, per salvare le creme e anche da mettere qua sul collo, prevenzione, oppure in abbinata alle maschere, ne metto un pochino in modo tale che mentre idratanti. L'unica cosa che devo fare appunto è che l'ultimo po' di olio che ho versato alla fine ho trovato una specie di teletta nera, una cosa orribile e infatti non so se a qualcun'altra di voi è capitato e bazzicate in questo video, fatemelo sapere nei commenti qui sotto perché la cosa mi ha abbastanza inquietato. Quindi cioè, l'ultimo goccino di prodotto l'ho buttato perché insomma c'era sta tela nera, non so se era sedimento o che. Comunque sì, l'ho comprato l'inverno scorso, non è che ha 100 anni questo coso qua. Comunque è buono, cioè fa. A parte questo piccolo inconveniente, non so. Prodotto da menzionare, che ovviamente non si può non parlare, è questo come sì, secondo posto, l'altro era il terzo, sì, 1, 2, 3, 4, so contare fino a 4, fantastico. Allora, è questo shampoo secco della palette Testa Nera, era in offerta allora l'ho preso. Io sono molto affezionata al Batiste, quello però nella confezione rosa, non quello con la confezione verde, perché quello con la confezione verde sa proprio da chimico, non mi piace. Questo è un buon shampoo secco se non avete grossi problemi di cute grassa. Cioè se ce l'avete tanto grassa,
No, non è lo shampoo secco che fa per voi. Lo shampoo secco comunque non è un'alternativa a lavarsi i capelli, è un palliativo estremo, nel senso, pensavate di avere il tempo di lavarvi i capelli, vi chiamano all'improvviso, non potete più lavarvi i capelli, vi spruzzate questo e in 5 minuti siete pronte. Ma non è che questo sostituisce lo shampoo, sia chiaro. È un palliativo estremo. Va usato ovviamente nelle radici, va lasciato agire qualche minuto e poi vi strofinate con un asciugamano, spazzolate e siccome dentro ha praticamente, non mi ricordo come si chiama, l'amido, insomma vi metterò in un fumetto da qualche parte, farà sì di assorbire il sebo in eccesso e quindi alle radici se avete i capelli un po' disastrati vi riuscirà a tenere un po' la piega, poi vi fate una coda e potete andare, però se soffrite del fatto che dite no, i capelli sono zozzissimi, non posso uscire, se fosse un pochino più forte come potere, sarebbe secondo me lo shampoo secco ideale, perché ha un profumo di limone fantastico e ve lo posso confermare perché il mio ragazzo mi ha sentito i capelli e mi ha detto che bei capelli profumati. Ok, quindi ciao amore. Niente, quindi questo lo promuovo, no, lo ricomprerò? No, perché ho già un altro shampoo secco in prova, a me piace sempre cambiare, però se cercate uno shampoo secco carino, vale i soldi. Poi questo lo metto come top, cioè primo posto, e sono queste. Allora, queste praticamente sono delle salviettine da bambino, vedete, che trovo a discount tipo Lidl. Non so se dalle vostre parti c'è. Comunque, se le vedete di questa marca qua, che Bebel, cioè, non so, io le ho prese così perché venivano tipo 1,80 euro. E io uso le salviette struccanti per struccarmi, ma cani. Innanzitutto uso salviette struccanti che siano carine di inci perché sennò tanto vale. E infatti, se vedete, qua è scritto no parabeni, no sless, no tutte quelle robe là. Insomma, queste sono straordinarie. Mi dispiace soltanto che ho la confezione vuota, però adesso vado a ripigliarle, vado a prendere. I'm come back. Allora, stavo dicendo, sono fantastiche. Queste ne ho già comprate altre due scatole e penso saranno le mie salviettine struccanti forever and ever perché sono magiche. Allora, innanzitutto, la grandezza della salviettina è così. Ma la cosa bellissima è che da una parte è liscia e dall'altra ha una trama, quindi il trucco si prende subito. Premessa, io ho le salviettine struccanti, a parte i rari casi, non le trovo mai con dentro lo struccante che va bene a me. Quindi io comunque aggiungo sempre 4-5 gocce di bifasico, quello che mi faccio io tranquillamente a casa, perché non ha molto senso spendere miliardi per un bifasico che alla fine è un olio normalissimo con un po' di acqua demineralizzata dentro. Io ci aggiungo un goccino di shampoo, quello per gli occhi dei bambini, lo shampoo per i bambini. Quindi praticamente il mio bifasico è un misto di un bifasico con un goccino di acqua micellare. Quindi, cioè, parentesi è chiusa. Comunque, sanno da bambino pulito, ovviamente. L'odore, nonostante io ne abbia già consumate, dentro ce ne sono 80, cioè capiamoci. E la trama è fantastica, sono grandi, le usi e non si rompono. Queste sono salviette struccanti, a mio avviso, più economiche e più funzionali e più studiate bene che io abbia mai trovato. Ne ho provate diverse, però queste meritano. Avevo provato anche un altro pacco Fresh and Clean con il packaging azzurrino e rosa. No, non mi piacciono. Queste sono fantastiche, le amo.
sono meravigliose. Quindi se siete, avete un Lidl vicino, andate nel reparto, con 1,80 euro vi prendete 80 salvietti struccanti. Il packaging è, una, cioè, è perfetto questo prodotto, perché la salviettina è buona, è tutto, e anche la scatola così si chiude, così non trovate tipo le prime 10 che sono belle imbevute e le ultime a furia di stare a aprire che non si chiude più, sono secche. Bene, vado a pranzo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!